Rieccomi, ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora, l'estate è quasi finita, sono riuscito a rilassarmi un po' anch'io. Quest'anno ho un po' rallentato con gli allenamenti e adesso, visto che inizia la stagione accademica da settembre fino a giugno, luglio, con i corsi di difesa personale o altri corsi, comunque la stagione accademica per quanto riguarda appunto tutti quei corsi che iniziano settembre, massimo ottobre, anche corsi di ballo, arti marziali, MMA, Kung Fu e via vi dicendo. Allora, voglio fare questo video per far sì che la gente non incappi nei truffatori, cosiddetti corsi che molto spesso, perché in Italia purtroppo non ci sono controlli sulla qualità dei corsi, per quanto riguarda corsi di arti marziali nel ramo tradizionale, quindi corsi di Kung Fu tradizionale o corsi di Wing Chun, Jeet Kune Do. E voglio fare da quest'anno, da settembre, magari iniziando appunto con questo video qua, dei video che spaziano a 360 gradi sulla tematica marziale, ma non per quanto riguarda le tecniche, l'efficacia o non l'efficacia, perché quello lascia il tempo che trova, dipende anche dall'operatore che fa arti marziali e soprattutto dal maestro, dall'insegnante che appunto insegna, ma dei video a 360 gradi per quanto riguarda appunto anche le faccende burocratiche, amministrative, tramite federazioni, CONI, le leggi, come nascono i SIFU, come si controlla. Apro una parentesi, vi faccio capire con questo esempio qua. Un po' di tempo fa una federazione, di cui non dico il nome, mi aveva proposto di essere praticamente il responsabile nazionale del ramo Wing Chun Kung Fu in Italia. Dovevamo iniziare a mettere giù delle regole per fare delle gare di Wing Chun Italia, delle gare di combattimento full contact, si dividevano in combattimento ovviamente con delle regole, Taolo, quindi le forme, e il Cisao. Allora io ho chiamato l'amministrazione della Wing Chun Athletic Association tramite il mio maestro, gli ho detto: guarda, visto che lì a Hong Kong fate già le gare, passami se è possibile le regole, così costruisco tutta una roba qui in Italia. Poi c'è stato il Covid. Arrivo al succo. Praticamente le regole della Wing Chun Athletic Association, la scuola di Ip Man, quindi la maggiore, diciamo, rappresentanza del Wing Chun nel mondo per quanto riguarda il Ip Man, alla fine della fiera io dovevo fare un esame. Premetto che io ho fatto l'esame davanti a Ip Chin, davanti al figlio di Ip Man. C'era la commissione di Hong Kong, esame metà in inglese, metà in cantonese. Io in Italia dovevo praticamente essere esaminato da una persona che non sapeva nulla del Wing Chun, che tra l'altro lo chiamava Wing Chun. Il problema in Italia non è solo nelle arti marziali, ma se vogliamo vedere in tutti gli ambiti, è che chi fa le strade non conosce le regole e non conosce i cartelli. Adesso hanno fatto la normativa, per l'amor di Dio, dei monopattini, non so se anche la bicicletta è obbligatorio, il casco, la targa, l'assicurazione, per l'amor di Dio. Ma chi ha fatto queste cose qua non ha mai preso un monopattino in una bici. Chi esamina nelle arti marziali e mi deve esaminare una persona che fa arti marziali, mi esamina magari nel ramo Wing Chun, ma magari ha fatto 30 anni di karate e non sa neanche cosa vuol dire biomeccanica,
siamo in Italia. Qui il problema non è meglio l'MMA, è meglio il Wing Chun, è meglio, perché non sono cose, basta, queste robe qui, basta, no? Quindi volevo iniziare a fare dei video e magari se volete, anzi, potete scrivermi alla mia mail. Spero che da settembre riesco a essere un po' più presente anche con le mail, facendomi aiutare dalla segretaria e dai miei collaboratori per vedere un attimino le mail. Potete scrivermi a contact@gianlucafumarola.it appunto sulla vostra esperienza, perché ho parlato con vari ragazzi e ragazze e sono incappate in situazioni. Cioè, in Italia ci sono delle persone che aprono dei corsi. Quindi il video è dedicato ai truffatori, state attenti, no? Che aprono dei corsi, parete piena se vai nella loro palestra o nel loro box, perché allenano anche nel box, per l'amor di Dio, uno, anche io ho iniziato così, ma ero un istruttore, un insegnante. Tanti cosa fanno? Utilizzano il nome della scuola, dell'accademia, poi fanno come cavolo vogliono. Io e i miei ragazzi che insegnano, non è che li controllo, perché non devo controllare niente, perché sennò non sarebbero neanche i miei ragazzi, no? Non devo controllare nessuno, ma ci sono delle policy, delle norme, il Jofen. Ci sono persone invece con la parete piena di attestati che si autostampano e poi ti vai, ma chi è che ti ha dato il diploma di SIF? Eh no, perché io ho fatto 20 anni di Wing Chun, allora sono diventato automaticamente Sifu. Ma no, non funziona così. Cioè, la parola Sifu, che in Italia viene utilizzata ad aiosa come la parola guru, tutti Sifu, in Cina ha un valore spirituale, è come un samurai. Chi diventa samurai, o chi diventa Sifu, lo è per tutta la vita a livello spirituale, lo è per tutta l'esistenza. Ovviamente, se viene esaminato da una persona che è stata esaminata, cioè dagli antenati, c'è stato, diciamo, un excursus spirituale oltre che a un excursus fisico-mentale, tutto. Se io mi autostampo un diploma da Sifu, sì, posso avere 50-60 mila allievi, ma lo so, io non riuscirei a dormire la notte. Comunque, state molto attenti adesso che iniziano, diciamo, questi corsi. A chi vi affidate? Perché una persona può iniziare a fare arti marziali per X motivi, magari anche solo per provare o anche solo per... Poi ovvio, ogni maestro ha l'allievo che si merita. Quindi state molto attenti a chi incappate. Se veramente, veramente vi piacciono le arti marziali, fate le vostre ricerche. E con questo cosa voglio dire? Se io devo comprare una macchina nuova, faccio le mie ricerche. Se la compro usata, vado all'ACI e faccio fare il controllo della targa. Se è schilometrata, se non è schilometrata, quanti proprietari ha avuto. La controllo, la guido, la guardo. Dentro, fuori, sotto. Cioè, vai a comprare una macchina nuova, scusa, guarda, è possibile, vorrei vederla sotto. No, ma vai tranquillo, è tutto a posto. Ho capito, è tutto a posto. Se è tutto a posto, allora la guardo sotto. Cioè, non affidatevi alla prima persona che incontrate, perché non va bene. Poi ovvio, se uno vuole andare a fare arti marziali perché a casa non sta bene, perché la moglie, ho sentito anche queste, ne ho sentite parecchie, 20 anni, 25 anni che insegno, ne sentite parecchie, perché la moglie gli rompe le palle e allora si porta via quelle due volte a settimana, perché si sfoga facendo arti marziali, ma va bene anche questo, va bene tutto. Però il problema è che in quell'ambito, in quella palestra, ci saranno tutte persone, per la maggior parte così, cioè che vanno là per sfogarsi, per non stare a casa con la moglie, piuttosto di andare al bar a bere
o a giocare a carte o a parlare di diciamo di circostanze futili, superficiali, no? Quindi o donne o calcio, quelle robe là, o altre cose ancora più superficiali, stronzate. Allora piuttosto di andare là vado in palestra, almeno mi muovo. Una volta mi è capitato in un seminario, dico anche il posto, a Torino, maestri di cintura nera non sapevano da che parte erano girati, erano nello spogliatoio, mi stavo cambiando, c'erano due maestri, c'erano due persone che stavano parlando cintura nera, visto che si mettevano la cintura nera, io ero là per insegnare a queste persone come si muove il corpo, la biomeccanica del corpo, applicando i movimenti del corpo alle arti marziali, che poi Wing Chun, karate, comunque biomeccanica del corpo, quindi lo studio dell'anatomia, utilizzare il corpo macchina per la reale difesa personale. Ero nello spogliatoio e questa persona, sentivo che parlavano, fa: ah, meno male che oggi sono qua tutto il giorno, perché a casa con i figli, la moglie, che due coglioni. Ma io dico, ma se tu ti sei sposato e hai fatto i figli, ma pensaci prima. È vero, magari le cose possono cambiare, per l'amor di Dio, ma non dirlo. Sei là con una rappresentanza, hai una cintura nera, allora controllati, non dirlo. E dovevo ancora iniziare, già là mi sono cadute le scatole, per non dire altro. Quindi state molto attenti, osservate, ascoltate. Entro in una palestra, mi devo cambiare perché devo iniziare a fare allenamento, e il maestro dice una roba così nello spogliatoio. Segnale, ascoltate i segnali se vi piacciono le arti marziali. Quindi gli esaltati, o poi ovvio, se siete esaltati anche voi, andate da un maestro esaltato. Cioè, questo è, ogni maestro rispecchia, cioè ogni allievo rispecchia il maestro, e questo è normalissimo. Quindi a settembre iniziano questi corsi. Io tra l'altro adesso farò un video dedicato, perché da settembre rinizierò a insegnare in palestra, ma non vi voglio spoilerare nulla, farò un video dedicato a questo prossimamente, nei prossimi giorni, magari lo faccio dopo di questo, lo pubblicherò dopo un po'. A settembre inizio il corso al Palasesto, tutti i mercoledì ci sarà un corso dedicato, perché sono anni che mi chiedono coltello e bastone, ho fatto anche dei video dicendo che la difesa da coltello non esiste, ma continuate a chiedermi sta roba del coltello e bastone, cosa che ho insegnato solo ai reparti speciali, polizia ed esercito. Quindi ci sarà anche questo corso a numero chiuso e inizierò a insegnare tutti i mercoledì. Forse ci sarà la possibilità di fare anche un orario di mattina e durante la pausa pranzo, adesso vediamo un attimo. Comunque il video era, non voglio dilungarmi molto, per mettervi un po' in guardia da alcune persone che si millantano Sifu qua e là, fate le vostre ricerche, perché un vero Sifu non è soltanto colui che vi e ho fatto migliaia di video su questa roba, non è soltanto colui che vi insegna come muovervi. Un buon Sifu vi insegna anche a come pensare nella maniera corretta. Bevo un attimo, perché vi lascio comunque la possibilità di commentare qui sotto. Il video, magari potete scrivermi la vostra esperienza. Tra l'altro, visto che da settembre mi danno questo spazio, ho voluto prendere questo spazio dove insegnerò io personalmente. Poi con gli impegni capiterà sicuramente che qualche mercoledì non ci sarò e verrò sostituito da qualche mio allievo, ma comunque io prendo l'impegno, cerco di mantenerlo in maniera professionale. E io non sono uno che fa molti video tecnici, magari li facevo all'inizio,
perché non voglio che il canale YouTube mio, cioè non è che il mio insegnamento si deve adattare a YouTube, è il contrario, YouTube si deve adattare come chi guarda i miei video. E detto ciò, però volevo fare un qualcosa un po' di particolare da settembre, visto che non riesco a garantire sempre le live, fare una rubrica e dedicare magari dei video tutte le domeniche, che posterò proprio ogni domenica, magari un po' più lunghini, di mezz'ora, 40 minuti, un'ora, come le live, che ne so, una rubrica magari la domenica con Sifu, un esempio, oppure il mercoledì con Sifu, quindi di cadenza settimanale, dove appunto si parla non prettamente di arti marziali, ma magari anche appunto della gestione, quello che c'è dietro, no? Del CONI, le federazioni, la speculizzazione anche dei soldi, di quelli che magari guardano i miei video, perché capita anche a me, sono un essere umano, di sbagliare a parlare. È capitato una volta che ho detto una cosa con l'OQ, un maestro, subito hanno commentato: no, ma allora ci dica, no, qualcuno intervenga. Ma chi è che deve intervenire? E poi sono ragazzi che magari hanno fatto un anno, due anni, cinque anni, dieci anni di arti marziali. Qualcuno intervenga. Ma cos'è che deve intervenire? Chi è che deve intervenire? Ma ragazzi, ma fate ridere. Comunque state molto, 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 ma molto attenti. Perché prima di essere Sifu, come prima di essere muratore, carpentiere, meccanico, idraulico, bisogna essere uomini. E ahimè, c'è gente che mette davanti la parola Sifu alla parola uomo. Prima si è uomini, esseri umani, poi si è Sifu, si è carpentiere, idraulico, muratore. State molto, ma molto, molto attenti, perché io negli anni ho visto veramente la qualunque. Io vi lascio, purtroppo in autostrada c'è traffico, quindi adesso mi subirò il traffico. Fatemi sapere, ciao ragazzi, buona giornata.